Impossibile trovare un'etichetta per i Blue Agatha e per il loro ultimo disco, Distanze e Nevrosi. C'è troppa roba, ci sono troppe montagne russe. Io però preferisco metterla in un altro modo, ossia impossibile etichettare i Blue Agatha perché sono unici. E le tante emozioni diverse contenute qui dentro sono né più né meno quelle che abbiamo vissuto durante la pandemia, visto che l'album trae spunto da quell'incubo vissuto nostro malgrado. Qualcuno ha anche provato a trovargli una casella tirando in ballo Tool e Billie Eilish. Ma per quanto mi riguarda, pur annotando tutti i possibili rimandi, preferisco pensare ai Blue Agatha come ai Blue Agatha. Soprattutto perché sono persone ed artisti che non si sottraggono al confronto, invocano una libertà di espressione che in effetti, se ci pensiamo, nel mondo musicale è solo apparente, perché poi nella realtà dei fatti dominano altre logiche. E allora lo possiamo dire che ci siamo stufati di queste logiche? Oppure, come sempre, dobbiamo fare finta di niente? Come sempre facciamo passare certe prese di posizione, in questo caso mi riferisco a quelle dei Blue Agatha, come le esternazioni di chi non ce l'ha fatta. Ai posteri l'ardua sentenza. Ai Blue Agatha tutta la mia stima e considerazione. Quattro mani che la stringono e che non la conoscono, che la riportano a casa e la conducono al suo cielo dentro. La sete secca la bocca, resta sola col segreto. E allora non la tocca quello che non ritorna. Molti che la ammazzano, dopo la perdonano. Aiutami a capire quanto le ha fatto male. Non trovare il centro che poi l'ha spinta sotto. E adesso trova il tempo che le presenta il conto. Aiutami a capire quanto le ha fatto male. Molti che la ammazzano, dopo la perdonano. Quando la consolano, le arriva addosso il peso di sé. Ci poteva credere, non ci voleva andare, ci voleva rimanere insieme a quella stronza con te. Molti che ammazzano, dopo la perdonano, quando la consolano, gli arriva addosso il peso di sé. Ci poteva credere, non ci voleva andare, non ci voleva rimanere
sicuramente per come è nato il disco è stato un po' un bel epilogo poterlo portare molto in giro, perché parla esattamente del contrario, perché è stato scritto nel periodo della pandemia, quindi noi eravamo ovviamente come tutti purtroppo isolati a casa, non potevamo vivere la sala prove, dove invece erano nati ovviamente i due dischi precedenti, quindi una situazione ovviamente anomala per noi, ma come per tutto il resto del mondo. E quindi poter portare questo disco che parla di chiusura, di nevrosi, di quelle nevrosi che abbiamo scoperto purtroppo in quel periodo manifestarsi intorno a noi, qualcuno abbiamo scoperto con sorpresa anche di averla dentro di noi purtroppo, e quindi poter portare questo tema qua che parla di chiusura, che parla di isolamento, che parla di anche un po' di paura dell'altro, paura della comunicazione, poterla invece portare in giro con i concerti, ovviamente poter tornare anche a suonare dal vivo, è stata per noi un'emozione, una felicità incredibile, perché era proprio così che il messaggio poteva arrivare a più persone possibili, sicuramente attraverso i concerti. Partiamo dal presupposto che nella nostra idea e nella nostra vita già parlare di compromessi vuol dire che comunque abbiamo qualcosa, qualcuno davanti, un interlocutore, quindi avere un interlocutore, non più già una mail o un telefono che ti si riattacca nel viso, vorrebbe dire che si può instaurare un dialogo. Se c'è un dialogo, noi siamo convinti che non ci siano bisogno di compromessi. Se riusciamo e proviamo, e c'è la volontà da entrambe le parti, di parlarsi e comunicare davvero. Noi mettiamo a disposizione tutto quello che siamo, quindi musicisti, insegnanti, professionisti che sanno quello che fanno, dove vanno, rompono delle cornici, ma nel senso questo sono piccole cose che possono succedere, però sanno quello che fanno. Se dall'altra parte c'è la volontà di aprire un dialogo, non ci saranno bisogno di compromessi e quindi non ci sarà bisogno di accettarli né di viverli. Peraltro comunque vivere di musica oggi probabilmente c'è un fraintendimento, nel senso che o sei Maneskin o diventi Maneskin o non vivi di musica, ma non è proprio così. Assolutamente, anzi la fascia più grande che tutt'oggi in Italia vive di musica lo fa e non ne arriva a quei livelli, anzi forse sono anche quelle manovalanze che stanno dietro quei tipi di prodotti, no? E quindi è chiaro che dobbiamo un attimo resettare di nuovo anche la nostra concezione. Chi parla di musica molte volte e chi parla della musica fatta in Italia molte volte ne ha poca conoscenza o coscienza, di conseguenza poi purtroppo sono quelli che hanno però più risalto e passano dei messaggi sbagliati. Forse ci sarebbe bisogno di avere un po' più controcanti e un po' meno pareri autorevoli, mettiamola così, di persone che secondo me sono un po' staccate dalla realtà, come oggi un po' purtroppo lo è la musica che passa alle radio, che passa in televisione, la musica mainstream, no? È un po' una bolla staccata dalla realtà. La realtà è ben diversa, ce ne sono tantissimi di progetti alternativi, validi, costruiti con un senso, che sono gestiti in maniera responsabile e consapevole da persone che interpretano i loro progetti come vere e proprie aziende, no? Il problema è trovare lo spazio, perché comunque oggi sembra che ci sia spazio solo per la musica pop nel senso brutto del termine, non bello, musica popolare e quindi bello la musica per tutti, musica pop nel senso di povera. Noi miseri
risposte. Smettiamo di farci domande. Progetto, la fine, spaventati dal silenzio. Italia, i Blagata si sono rotti i coglioni, posso dirlo così? Si può dire? Perché benissimo. Perché se allora se, diciamolo. Se si può dire. Non è stato ancora detto. Ci siamo un po' rotti i coglioni. Le palle. Di questo contenitore così stretto, che però pretende larghezza, pretende espansione, ma è stretto. Ci siamo proprio rotti i coglioni di questo contenitore dove si trovano. Diciamo, un contenitore musicale che pretende innovazione, pretende ricerca, pretende professionalità, pretende tante cose, pretende pezzi con uno spessore, pretende testi che siano intelligenti, pretende strutture armoniche che siano sconcertanti, innovative, cose che magari sono anche già state scritte, ma ti chiedono ancora di più, ti chiedono di più. E poi però quando andiamo a, diciamo, a livello quello un pochino più, come mainstream, dire, forse possiamo chiamarlo, organizzativo, però volevo dire, da un punto di vista organizzativo, quando ci troviamo a proporre i lavori è, diciamo, la parte più faticosa, perché o i posti sono troppo piccoli, o i posti sono troppo grandi, o il nome è troppo piccolo, o il nome è troppo grande. Cioè c'è sempre qualcosa che ti frena, c'è sempre qualcosa che ti chiede di lasciare un pezzo a casa. No, noi se andiamo in giro a suonare non lasciamo nessun pezzo a casa, andiamo in cinque a suonare, ci stringiamo se ce n'è bisogno, però siamo questo e continueremo a essere questo. Diciamo che sicuramente, come sempre, ci sono due modi perché le cose cambino. O dall'alto arriva qualcosa che comincia a far riaprire le menti verso un tipo di musica, un tipo di ascolto che diventa di nuovo un po' più curato, oppure dal basso si crea un movimento che pian piano è sempre più presente, sempre più forte, e comincia a lanciare talmente tanto dei messaggi verso l'alto che come sempre l'altro sarà chi sta sopra sarà interessato a salire sul carro di chi sta sotto, quindi resistendo fondamentalmente, resistendo sempre, quello sì. Avere un gruppo originale oggi che vuole portare avanti un messaggio, che vuole avere dei contenuti,
nel nostro caso anche portato avanti da due voci femminili, in cinque quando, appunto, come diceva prima Margherita, posti preferiscono sicuramente formazioni più snelle, quando si promuove molto il singolo e le band sono, sembrano essere un po' obsolete, è già di per sé un atto di resistenza che noi fieramente portiamo avanti. Rinchiusi dentro case, fuggiamo sempre altrove, tocchiamo solo schermi, siamo persone vuote, riempiti di schifezze, scegliamo la via più semplice, odiamo per non crescere, siamo persone vuote. Posso dire una cosa sulla, nella quale credo tantissimo, nel senso che in Italia si è alternativi per scelta degli altri, nel senso che alternativi è perché non sei riuscito a entrare nel mainstream e quindi la decisione non è tua, non sei alternativo davvero. Il movimento indie italiano è un movimento che non è mai esistito, ma appena ha potuto mettere piede, prendere tutti i vizi di chi stava sopra, delle major e quanto altro, li ha presi tutti. Cioè, quindi vuol dire che te non è che sei alternativo perché effettivamente proponi un'alternativa a quella musica. Te semplicemente non sei riuscito ad entrare lì e quindi cerchi un'altra fetta. Appena ti si apre, prendi tutti i vizi di chi sta lì. E questo, infatti, la come dire, la componente umana, tra virgolette, un po' più preoccupante, nel senso che l'etica, il valore, la morale, no, dovrebbe essere indipendente dal successo che te
puoi ottenere o ottieni intorno a te. E purtroppo invece viene comprata, viene svenduta, ci sono tanti modi in cui le persone si rivelano essere altre. Quindi non mi meraviglia che appena uno ha 2 o 3 contratti cominciano a non rispondere ai messaggi, non rispondono alle chiamate e quanto altro. Noi forse perché, essendo tutti e 5 siamo insegnanti del proprio strumento, io non di synth per fortuna, ma nel senso siamo insegnanti e di conseguenza forse portiamo avanti anche questa cosa perché c'è un valore educativo e morale che abbiamo verso i nostri anche allievi, sì. Perché siamo in primis, sì. Cerchiamo di essere un esempio per noi stessi, di realtà che resistono, ce ne sono tante. Burek è una di queste che dà voce e spazio anche a progetti meno usuali e mainstream, e quindi ce ne sono tante. Ovviamente, come dire, è strano perché c'è un contesto sociale che ti mette così tanto alla prova che fare quello che vuoi fare sembra resistere, nel senso, e sembra che poi si passi dall'altra parte, sembra come se fosse un valore, no? Ma noi in verità vorremmo solo fare la musica che ci piace e cercare di avere davanti, non diciamo nessuna strada spianata perché non è bello, anzi bisogna conquistarsi le cose ed è bello il doppio poi essersele conquistate, ma almeno che nessuno ci metta tutte le volte i bastoni tra le ruote o degli ostacoli davanti, ecco. Basterebbe una società che non ti ostacola costantemente facendoti sentire, se non fai quello che Radio DJ o RDS passano, che non ti fa sentire sempre un po' escluso. Quello che dispiace è che tante volte le scelte non hanno niente a che vedere con il valore musicale, ma sono scelte che hanno altre ragioni, che possono essere di vario tipo, ma non musicali. Quindi questo dispiace perché appunto quelli che sono canali che dovrebbero prediligere appunto e diffondere la cultura musicale invece sono o comunque organizzati o programmati da altre priorità, ecco, che non sono quello della diffusione musicale. No. E quindi a questo punto con canali dove non c'è libertà di diffusione musicale, come si può pretendere che il pubblico abbia scelta in canali comunicativi che non sono affatto liberi? Nonostante questo, il pubblico continua nel sottobosco a scegliere, andare ai concerti, i locali continuano a resistere rimanendo aperti, sapendo che ovviamente, perché tocchiamo con mano tutti i giorni, quanto è difficile per loro. E quindi in tutto questo c'è una realtà che continua a resistere e nonostante le condizioni non siano favorevoli. Ecco, quello che vorremmo forse è che fosse messa un po' più in luce questa realtà, perché ci sono un sacco di prodotti validi, ci sono un sacco di persone valide che lavorano nel settore musicale davanti o dietro le quinte, e invece magari si passa solo l'immagine di appunto di chi sta in vetta, ma magari ha perso contatto con i valori più importanti, anche con la profondità che del messaggio musicale. Quindi dispiace perché da chi è a casa e non conosce la totalità di questo mondo arriva che l'artista o il musicista è una persona superficiale che pensa solo all'apparenza. Ma perché in effetti dalla televisione forse veramente a mia nonna arriva solo questo messaggio qua, e quindi come biasimarli? Dispiace perché le realtà più profonde devi andartele un po' a cercare, però sì. c'è sempre speranza nel nostro continuare a farlo, come in tanti colleghi, come in tanti esempi che in passato anche di realtà più piccole, certo, sono comunque arrivate al mainstream. Vieni qui, ci sono io, a confortarti, non agitarti e lasciali lì. Troppi problemi, le incomprensioni,
non ascoltarli, non importa che parli. Penso a tutto io, portami con te, migliore amico. Loro possono chiamarti, non rispondere loro, non vogliono parlarti, soltanto incatenare. Ti puoi fidare di me, ti puoi fidare di me, ti puoi fidare di me, ti puoi fidare di me. Attraversi e cadi, ti rifugi dentro al nero che non vedi, sempre avanti, attraversi e cadi, sempre avanti. Alimentami se puoi, quando vado giù di morale, e vieni qui, non vedo più, mi sfuggi tra le dita. Ti puoi fidare di me, 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 ti puoi fidare di me. Tornare e non partire mai più. Sempre avanti, attraversi e cadi, dentro al nero che non vedi, sempre avanti, attraversi e cadi, ti rifugi dentro al nero che non vedi, sempre avanti, attraversi e cadi, ti rifugi dentro al nero che non vedi, sempre avanti, attraversi e cadi, ti rifugi dentro. È molto la musica è cultura, e infatti l'Italia ha un problema culturale, e quindi di conseguenza abbiamo avuto un ministro, non mi ricordo chi, perché ho volontariamente cancellato il suo nome dalla mia testa, che disse che con la cultura non si mangia. Questi sono i messaggi che purtroppo lui è andato in televisione, è chiaro, e quindi parla una nazione, era anche un ministro, non mi ricordo di che cosa, lasciamo fare, capito? Quindi abbiamo un grosso problema culturale, dove la musica è diventata il sottofondo di un'altra attività. Quindi te, mentre fai altro, la musica non ti deve far pensare, ti deve far cantare in spensieratezza, che poi nessuno dice che la musica debba essere per forza solo e sempre pesante. Attenzione, è trovare un equilibrio tra le due parti. Ecco, ora siamo completamente sbilanciati verso la proposta e propinazione di prodotti estremamente leggeri ed estremamente frivoli. Ecco. Sì, cioè, no. Articolo semplicemente con una frase: in questo panorama, chiaramente tutto ciò che vuole avere un minimo di contenuto appare pesante.
e quindi viene confuso pesante con profondo, sono due cose ben diverse.